tutti, oggi sono qua per parlarvi delle serie manga che non ho intenzione di continuare, o almeno una piccola parte di quelli che ho letto, perché nel tempo se ne sono accumulati veramente tanti, fra non mi piace, sì lo continuo, poi me ne sono dimenticata, oppure ho altre priorità, insomma la lista è bella lunga. Ho deciso però di iniziare parlandovi di alcuni titoli che appunto non ho intenzione di continuare, almeno in questo momento, perché nella vita mai dire mai. Come sempre prima di iniziare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrirmi una simbolica tazza di tè attraverso Ko-fi, il link è qua sotto in descrizione, così come trovate i miei codici sconto da affiliata e i miei link da affiliata ad Amazon, attraverso cui potete acquistare quello che più vi pare e una percentuale andrà a sostenermi, quindi vi ringrazio davvero di cuore. Quando ho girato il video dedicato al catalogare tutta la libreria siete stati molto molto attenti, perché nonostante io non vi abbia mostrato nel dettaglio, no, tutti i titoli inseriti, qualcuno di voi ha notato che fra questi c'era un titolo piuttosto chiacchierato nell'ultimo periodo e che a quanto pare molti di voi amano, ovvero To Your Eternity. Yoshitoki Oima è l'autrice di A Silent Voice, una delle mie serie del cuore preferite di sempre, quindi attendevo con ansia un nuovo suo fumetto, ma dopo aver letto i primi tre volumi di To Your Eternity l'ho stoppato e non credo di avere intenzione di continuarlo appunto nel breve periodo. La storia è un mix di fantascienza, tra virgolette, filosofia su che cosa significhi essere umani, sull'adattamento, l'evoluzione per certi versi, ma poi la storia prende una piega che io non ho ben capito. E dopo tre numeri, questa insoddisfazione, questo non capisco dove voglia andare a parare la storia, un susseguirsi di eventi che non mi hanno convinta, non mi hanno incuriosita o non mi hanno lasciato nulla, mi hanno fatto dire: bene, non ho tempo da perdere, ci sono così tante cose da leggere, così poco tempo, che evidentemente non fa per me questo fumetto. Nulla da dire sui disegni, che mi sono piaciuti tanto, ma il tratto già lo conoscevo appunto grazie a Silent Voice, e devo dire che la prima parte di questo primo volume mi stava anche piacendo molto, perché nel suo essere comunque molto semplice, particolarmente struggente, mi stava in un certo senso emozionando, e tutto quello che è successo circa dalla metà del primo volume in poi che non sono riuscita bene a inquadrare. Altra serie per me no è Yarichin Beach Club di Ogeretsu Tanaka, autrice che io ho apprezzato tantissimo con ad esempio Escape Journey o Neon Sai Number, ma che con questa serie yaoi non è riuscita a far breccia nel mio cuoricino, e sicuramente per gusto personale, perché le scene sono molto spesso troppo per me, troppo esplicite, troppo spinte anche nel linguaggio. Qui ci troviamo a scuola e più nello specifico in un club molto particolare che doveva essere di fotografia, in realtà è molto basato sul sesso. Come vi dicevo, è un po' too much per quelli che sono i miei gusti, non mi lascio spaventare certo da scene esplicite. Ho letto tanti boys love, soprattutto negli ultimi anni, però ho i miei gusti anche io, e diciamo che questo tipo di intrattenimento non mi intrattiene, quindi no. Ahimè, è un'altra serie che non credo di avere intenzione di continuare, perché, non so, mi aspettavo qualcosa forse di diverso, è di MBM Poo, di Daisuke Nishijima. È un fumetto che parla della guerra del Vietnam attraverso una voce un po', tra virgolette, non convenzionale, un giovanissimo reporter che si ritrova in Vietnam senza sapere nulla della guerra, di quello che sta accadendo, e fa fronte appunto a una serie di difficoltà, e soprattutto conosce le persone del posto che raccontano la loro esperienza e questo periodo particolarmente difficile e drammatico. Molto interessante come premessa, ma nello svolgimento non mi ha conquistata. Questo perché, forse per smorzare un po' i toni della guerra, i disegni innanzitutto sono molto molto carini, quasi appunto kawaii, anche i cattivi diciamo della storia non hanno un tratto particolarmente
cattivo o truce o spigoloso, ma tutti sono bene o male rappresentati con questa testa un po' più grande rispetto al corpo, con linee molto morbide. Sembrano proprio dei personaggi di un cartone animato, quasi per bambini per intenderci. E magari questa è una scelta appunto per smorzare i toni della storia, e per questo vengono spesso inserite anche un po' delle battute oppure degli eventi per smorzare appunto i toni, come ad esempio una storia d'amore fra il nostro protagonista e una misteriosa ragazza guerriera. Forse sono io che non ho lo stesso senso dell'umorismo della stragrande maggioranza delle persone, forse ho trovato tra virgolette, ma tra molte virgolette, fuori luogo alcune battute all'interno di questa storia, forse non sono riuscita bene a inquadrarlo, a entrare nello spirito dell'autore, non lo so. Fatto sta che mi aspettavo qualcosa di sì struggente, particolarmente forte, ma diverso. Ecco, non ha fatto per me questo primo volume, quindi non so se continuerò. Un primo volume invece che mi è piaciuto, di un autore che ho conosciuto grazie a Erased, è Echoes di Kei Sambe, per l'appunto. Questa è una storia totalmente thriller, molto sulla scia di Erased. Il protagonista è un ragazzo liceale che ha vissuto un passato molto turbolento, infatti la sua famiglia è stata uccisa e lui è più che intenzionato a vendicarsi, quindi conduce, diciamo, una personale indagine per capire chi siano o chi è il responsabile e i responsabili. Questo primo volume mi aveva incuriosita tanto. Non sono molto fan dello stile dell'autore, i disegni non sono proprio fra i miei preferiti, soprattutto per quanto riguarda i tratti dei personaggi, non incontrano il mio gusto, però molte dinamiche, molte scene secondo me si sposano bene con quelli che sono i toni dell'opera, quindi molto cupi, misteriosi e intriganti. Il primo volume, come vi dicevo, non mi è dispiaciuto, però più passava il tempo, più mi rendevo conto che non ero così tanto incuriosita, così tanto spinta dal voler recuperare. Sì, magari mi aveva lasciato quella curiosità, ma sinceramente non mi interessa più di tanto approfondire. Non è qualcosa per cui ho perso il sonno, ecco. Nonostante io sia rimasta piacevolmente sorpresa da questo primo volume, fossi inizialmente anche interessata a proseguirlo, ho perso totalmente interesse, quindi non lo continuerò. Stessa cosa per quanto riguarda Flat, un manga che avevo iniziato tantissimi anni fa. Ho letto i primi 3 volumi, ma appunto sono passati tantissimi anni, ricordo pochissimo della storia, soltanto che uno dei protagonisti è di nuovo un ragazzo liceale che si lega particolarmente a un bambino. Inizialmente questa storia mi aveva incuriosita proprio per questo legame particolare, diciamo non era la solita storia fra liceali, ma c'era un legame con un bambino, no? Due mondi molto diversi, due prospettive molto diverse sul mondo, quindi una lettura piuttosto carina e tenera, però appunto ho perso totalmente interesse in questo e mi sono dimenticata gran parte della storia. Con il cuore in mille pezzi devo ammettere di aver abbandonato anche i Damari ga Kikoeru Limit. Se mi seguite da un po' di tempo saprete che i Damari ga Kikoeru di Fumino Yuki è uno di quei manga boys love che io consiglio sempre, ma proprio sempre sempre sempre, perché la serie principale composta da 2 volumi mi era piaciuta tantissimo e secondo me è anche un ottimo primo approccio al mondo, diciamo, del boys love, perché è molto delicato, la storia, anche se ricade, se vogliamo, in alcuni stereotipi, in alcuni cliché, ha comunque dei messaggi molto importanti che riguardano anche l'handicap, l'accettazione, l'inserimento nella società, temi attuali che vengono affrontati comunque in maniera molto rispettosa e delicata. Non ha poi scene particolarmente esplicite, anzi, se non sbaglio, non ne ha nemmeno una, quindi io lo consiglio sempre più che volentieri. La serie seguito, diciamo, ovvero i Damari ga Kikoeru Limit, mi ha super delusa. Io ho letto i primi 2 volumi, credo ne siano usciti almeno 3, ma
mi sembra che si ripetino le stesse identiche dinamiche della serie principale. Si fa un passo avanti e due indietro e lo trovo insopportabile dopo 4 volumi di storia non aver aggiunto niente, non aver sviluppato granché altro. Magari col terzo volume è cambiato tutto, non lo posso sapere, ma la delusione è stata così forte con questi 2 volumi di Limit che mi sono detta basta. Non voglio rovinarmi il bel ricordo che ho dei primi 2 volumi, quindi non la seguirò questa serie. Per motivi un po' diversi ho deciso di abbandonare anche Yotsuba e Our Little Sister, perché sono 2 serie piuttosto quotidiane, vita di tutti i giorni per intenderci, quindi un genere che sicuramente nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, ho apprezzato sempre di più, proprio perché è più facile magari rivedersi, ci si basa sui problemi, i drammi della vita di tutti i giorni, quindi è anche più immediato, no, rivedersi in alcune dinamiche, in alcuni personaggi, trovare tra virgolette un po' di conforto. C'è da dire però che non sono super entusiasta di nessuna delle 2 serie, li leggo con diciamo piacere, se non sbaglio di questo ho i primi 4 e di Yotsuba forse i primi 6, delle serie molto tranquille, piuttosto piacevoli di intrattenimento, ma che andando avanti non mi stanno aggiungendo nulla di nuovo, che non mi stanno lasciando qualcosa di significativo, ecco. Non ho un grandissimo interesse a proseguire. I volumi che ho già acquistato li ho, li leggo senza alcun problema, ma non credo di andare avanti in questo momento perché sento che non mi stanno dando quello che io cerco in letture di questo tipo. Forse è complice un po' anche l'atmosfera che ricorda manga un po' degli anni 80, 90, che non sono proprio nel mio stile preferito, nel mio genere preferito, di nuovo per via probabilmente delle battute, degli equivoci, degli scambi che avvengono, che si rifanno a un modello, diciamo, a dei cliché che non mi fanno impazzire. Io sono andata avanti e anche le letture che sto facendo vorrei che fossero tra virgolette a passo con i tempi e che raccontassero qualcosa in più, qualcosa di nuovo. Altro primo volume che mi era piaciuto ma non credo che recupererò i seguiti è Mao di Rumiko Takahashi. Autrice, non linciatemi per favore, che non mi ha mai conquistata pienamente. Ho letto anche i primi volumi di Mesoni Koku senza però, diciamo, successo, nel senso che di nuovo si ricade in una serie di cliché, stereotipi, dinamiche che non mi fanno impazzire, non mi hanno mai fatta impazzire, non sono fan di Inuyasha, non linciatemi, o di Ranma e mezzo. È una questione di gusti, semplicemente quello. Non mi è dispiaciuto come primo volume, soprattutto perché si mischia la tradizione alla mitologia, al folklore, a una dimensione che a me affascina molto del Giappone, legata ai demoni, alle superstizioni, a quelle figure fantastiche, diciamo. Non è la mia priorità in questo momento, non mi ha conquistata così tanto da dire non posso farne a meno, e quindi vado avanti. Ora arriva il tasto dolente, perché ci sono 2 serie che al momento non ho intenzione di continuare, di cui ho letto i primi volumi ormai tanti anni fa, di cui mi sono detta sì, continuerò, lo voglio leggere, e sono poi di 2 autori amatissimi sono anche fra i miei preferiti. Però non è mai giunto il momento giusto. Il primo è Buonanotte Pum Pum di Inyo Asano. Anzi, vi dirò di più, non solo ho letto solo il primo e forse il secondo volume della serie forse più famosa di Inyo Asano, che solitamente tutti consigliano come prima opera da leggere di Inyo Asano. Io invece penso di non avervene mai parlato, perché in realtà a me non ha fatto poi così tanto impazzire. Almeno il primo volume non mi ha lasciato granché. Che Inyo Asano, lo sapete, è uno dei miei autori preferiti di sempre, a mani basse. Ho letto quasi tutto quello che ha scritto e disegnato, ma non riesco a leggere Buonanotte Pum Pum. Sono rimasta un po' male forse dal primo approccio che ho avuto con il primo e il secondo volume. Non lo so, mi piacerebbe finirla come serie prima o poi, proprio per avere un giudizio, diciamo, definitivo. Però penso anche, sono 13 volumi, se poi investo
in questi 13 volumi e non mi piacciono, lo vedo un po' come uno spreco di risorse e di tempo. In futuro, prima o poi, sicuramente mi piacerebbe per poter ricredermi magari o mettere un punto definitivo su Buonanotte Pompon. In questo momento preferisco pensare ad altro. Altra serie che ho iniziato veramente tanto tanto tempo fa, forse prima ancora di Monster, non lo so, o nel periodo di Monster di Naoki Urasawa, 20th Century Boys. Anche di questo credo di aver letto soltanto il primo o al massimo i primi due o tre volumi che mi erano stati prestati da un'amica. Non è scoppiata la scintilla e quindi mi sono detta lo recupererò poi, e poi nel mentre sono passati tanti anni e ho ancora questo pallino perché mi piacerebbe andare avanti e di nuovo mettere un punto e concludere. È una serie che mi incuriosisce particolarmente e dal momento che ho amato tantissimo Monster mi piacerebbe leggere un'altra serie di Urasawa. Ho dei sentimenti un po' contrastanti. In futuro mi piacerebbe sicuramente riprenderlo e terminarlo, però in questo momento sono un po' spaventata all'idea, non lo so. Nei commenti mi raccomando datemi la motivazione giusta per leggere o non leggere questi due ultimi in particolare che vi ho citato, ma anche se volete tutti gli altri fumetti. Su alcuni ho proprio un punto decisivo, sugli altri vedremo, quindi se una di queste serie è la vostra del cuore e volete farmi ricredere, mi raccomando convincetemi qua sotto nei commenti. Spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!